città di Napoli, crocevia e cerniera dei paesi che si affacciano sul Mediterraneo, città dell'accoglienza e della solidarietà. Nomina padre Ibrahim Faltas, economo della custodia Terra Santa, testimone di pace per progettare proficui percorsi per lo sviluppo sostenibile dell'area mediterranea. Palazzo San Giacomo, Napoli, 5 maggio 2014, il sindaco. Padre Ibrahim Faltas, sacerdote dell'Ordine dei Frati Minori, custodia di Terra Santa e parroco di Gerusalemme dal 2004. Il frate francescano, protagonista durante l'assedio armato alla Basilica della Natività di Betlemme nel 2002, quando fece da mediatore e riuscì col dialogo a trovare una soluzione tra israeliani e palestinesi. A lui è stato conferito il titolo di testimone di pace della città di Napoli, consegnato stamattina dal sindaco a Palazzo San Giacomo alla presenza dei sindaci di Nablus e Betlemme. La guerra è un massacro tra tante persone che non si conoscono, nell'interesse di poche persone che si conoscono ma non si massacrano tra di loro. E vedete, giovani, che la pace non si costruisce da sola, si costruisce con opera di pace, con idea di pace, con atti di pace, quello che stanno facendo adesso questi sindaci. Dobbiamo rendere impossibile la guerra. Penso che questo è il compito di tutti noi, di rendere impossibile la guerra. Un legame sempre forte tra la costa di Terra Santa e anche Napoli, questa è una cosa molto bella, che veramente dobbiamo riconoscere che sempre Napoli sono generosi con i frati francescani della costa di Terra Santa. Giornata bellissima, perché io sono stato testimone oculare dell'impegno straordinario che padre Ibrahim esercita in Terra Santa, a Betlemme, come economo di Terra Santa, che apri il Vangelo ogni giorno. E l'esortazione che ho fatto ai tanti giovani oggi presenti è di andare in Terra Santa per lavorare per una Palestina di pace, possano, mi auguro molto presto, convivere due stati indipendenti, Israele e Palestina, ma soprattutto il messaggio forte che viene dal basso, dai miei amici sindaci di Betlemme e Nablus insieme a noi, che non vogliamo più la guerra, che i sindaci vogliono la pace e le loro comunità sono stanche di fronteggiarsi con le armi. Quindi oggi è un messaggio forte, perché Napoli si candida sempre di più a essere città della pace nel cuore del Mediterraneo. Alla cerimonia hanno partecipato anche gli studenti dei licei Morante ed Umberto, i quali successivamente nell'aula del Consiglio Comunale hanno intervistato i sindaci e padre Faltas. Cosa possiamo fare noi ragazzi di italiani? أن يكون من الموجودين الشباب في المستقبل هيئة تأسيسية لتحديد ما هو النشاطات المطلوبة من هذا الجيل من هذه الشريحة المجتمعية الشباب وكيف يمكن أن يتواصلوا مع الشباب الفلسطيني مع الشباب الإسرائيلي مع شباب المدن التي تقع على حوض البحر الأبيض عن الأحداث التي تجري في فلسطين حتى تكون بصورة وتضع سيناريو والإجابة على هذه الأحداث بطريقتكم الخاصة بطريقة الشباب بطريقة المستقبل بطريقة التواصل.